In collegamento Skype, Monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona. Buongiorno Eccellenza. Buongiorno. Sappiamo che la sua agenda è molto fitta, la ringraziamo per questa prima intervista sui nostri schermi. Lo scorso 7 novembre la Diocesi di Tortona l'ha accolta fra le sue braccia, poi diciamo che iniziava il suo percorso attraverso la comunità pastorale diocesana di Tortona, quasi a casa, visto che lei è originario di Genova. È vero, venire a Tortona mi ha riportato vicino alla mia terra di origine. Io sono nato a Genova, ho studiato a Genova, anni del mio sacerdozio l'ho trascorsi a Genova prima di poi passare 14 anni a Roma. Ora venire a Tortona sicuramente è un riavvicinarmi alla mia terra di origine, anche perché Tortona fa parte della Conferenza Episcopale Ligure e quindi mi mette proprio in contatto nuovamente con la mia terra, anche dal punto di vista pastorale ecclesiale. Ecco, Eccellenza, lei ha parlato della terra romana, dalla Liguria ha iniziato il suo percorso e per quanto riguarda l'esperienza in Vaticano, tra i tanti incarichi, insomma, però lei dal 2013 è stato maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie prima e dal 2013 Papa Francesco l'ha poi confermata in questo ruolo e poi è arrivata a Tortona, come dicevamo. Sappiamo quanto in lei ci sia l'autentica esigenza di incontrare gli altri, di viverli, di condividerli e sappiamo anche che in questi giorni di festività è arrivato da qualche tempo, però la sua agenda, dicevamo, è molto fitta proprio per poter incontrare personalmente tutti. Tante emozioni, tante nuove realtà, non sappiamo se c'è magari qualche realtà che l'ha colpita di più in questo momento, che l'ha emozionata di più. È chiaro che a noi vengono sempre in mente i fragili, le persone anziane. Sì, innanzitutto mi piace dire che le emozioni mi stanno accompagnando dal giorno del mio ingresso il 7 novembre e che sto scoprendo, ma come già anche un pochino sapevo, una realtà molto bella, composita, con tanta ricchezza. Ecco, poi addentrarmi in singoli episodi o in realtà particolari, certo non mi è facile, anche perché non vorrei fare torto a nessuno, perché ripeto, ogni incontro, ogni occasione, ogni momento di preghiera sicuramente è stato molto bello per me e occasione per introdurmi in questa realtà nella Chiesa Tortona. Qui semplicemente, ecco, forse sottolineo due momenti. Uno, quello della visita che ho fatto al Paolo VI, dove ho avuto modo di incontrare alcuni degli ospiti di questa struttura, e poi quella al piccolo Cottolengo, dove anche ho avuto l'opportunità di incontrarmi, oltre che con il personale, con alcuni numerosi, ecco, degli ospiti anche di quest'altra struttura. Certamente è stato un momento per me molto significativo e, come dicevo, in entrambe le strutture, recarmi lì, come spero di poter ripetere tante volte, certamente è un'esigenza del mio essere pastore, però è anche un'esigenza della mia vita di fede. Ecco. D'altronde, anche vorrei sottolineare i giorni della novena dell'Immacolata. Per me è stata un po' una novità, in quanto mi sono inserito in questa bella consuetudine di 9 giorni di preparazione alla grande solennità dell'Immacolata, che è stata fatta in cattedrale al mattino presto. Ecco, non immaginavo una partecipazione così consistente e anche così spiritualmente intensa. Ecco, sono due momenti di questo mio primo mese o poco più di presenza a Tortona che mi hanno particolarmente coinvolto, toccato e anche, devo dire, ecco, riempito di emozioni. Ma sottolineo ancora una volta che davvero dal 7 novembre a oggi le emozioni sono state molte.
Eccellenza, la domanda viene spontanea perché chi l'attendeva sapeva di quanti fedeli, migliaia e migliaia, la seguono attraverso anche gli strumenti del web. Quindi quanto è importante far arrivare la comunicazione, in questo caso la parola del Signore, attraverso il web, i profili social. Mi viene in mente, pensando ad un titolo a proposito di sfere che lei ha incontrato, I giovani della PEC, il titolo di un giornale molto caro al territorio, Il Popolo, di Tortona, dove ancora una volta, ecco, si avvicina una parte del mondo cristiano fedele, i giovani, si avvicina appunto alla parola del Signore grazie al web. Lo chiediamo proprio a lei. Intanto l'incontro che ho avuto con i giovani è stato davvero molto bello, anche perché si percepiva in questi ragazzi la gioia di potersi ritrovare insieme dopo tanto tempo in cui questo non è stato possibile per ovvie ragioni. E quindi c'era un entusiasmo e un desiderio motivati anche da questo fatto. Li ho sentiti molto vicini e io, come ho detto personalmente a loro, avverto di volergli già molto bene e con gioia mi pare di trovare in loro questo stesso affetto, questa stessa vicinanza. Certo, oggi i mezzi di comunicazione sono importanti proprio perché l'annuncio del Vangelo possa risuonare nel cuore di tanti, di molti, e quindi credo che sia uno strumento importante di cui servirsi. Resta un fatto che l'incontro in presenza, la preghiera in presenza, lo stare insieme, il vivere insieme le esperienze belle, forti della vita, come quelle della preghiera, come quelle della condivisione, rimangono vie privilegiate per la proclamazione e l'annuncio del Vangelo. C'è un cuore a cuore che non è possibile in nessun modo sostituire con altre vie. Quindi che queste vie ci siano è davvero una benedizione e vanno usate tutte, però penso che non dobbiamo perdere di vista l'esigenza di questo incontro personale a tu per tu che ci consente proprio di vivere fino in fondo la bellezza di un incontro col Signore. Eccellenza, lei ha parlato di bellezze, allora ci viene da concludere questa intervista in sua compagnia con una riflessione collegata anche al periodo natalizio, perché quanto è importante fermarsi, soffermarsi, leggere e rileggere anche determinati passi del Vangelo, determinate riflessioni. Sappiamo che lei ha firmato, appena firmato, un libro, un nuovo volume, La mia lingua canti le tue parole. È un'esortazione verso il Signore. Sì, questo libro raccoglie alcune riflessioni molto semplici fatte sui Vangeli della liturgia di ogni giorno che troveremo il prossimo anno partecipando alle celebrazioni liturgiche. Quel titolo dice sì, un desiderio che penso debba essere presente nel cuore di tutti, vale a dire che l'ascolto della parola del Signore, l'incontro con Lui possa tradursi poi in un annuncio colmo di gioia e di entusiasmo di quella stessa parola che salva e di quel Signore che è il nostro Salvatore e l'autentica bellezza della nostra vita. Ecco, il cuore che è toccato dal Signore, non può fare a meno di cantare la bellezza di questo incontro e di comunicarlo a tutti. È espresso questo in quel titolo e penso che sia anche l'esperienza che siamo chiamati a fare a Natale, incontrarci con lui da questo incontro e dall'esperienza bella di questo incontro possa scaturire questo canto che diventa annuncio del Signore e della sua salvezza per tutti in mezzo al mondo. Eccellenza, grazie, grazie per le sue parole, grazie per la sua partecipazione. Le rinnovo qui da studio l'invito ad essere dei nostri quanto prima nel prossimo anno e ancora serene festività. Grazie, spero davvero presto, molto volentieri. Auguri di un sereno e santo Natale a voi e a tutti quanti. Grazie, Monsignor Marini, grazie di cuore.